Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura scopriamo subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Rilancio dell'attività motoria nella scuola primaria. Ritardi nel trasporto ferroviario. Nelle sale il film Quel genio del mio amico. Presentato il progetto Scrittori in erba. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità una mozione di Italia Viva che impegna anche la Regione Toscana a sostenere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole elementari con insegnanti laureati in scienze motorie. Il Consiglio regionale approva un atto importante che dà mandato di fatto alla Regione Toscana di sostenere con proprie risorse tutte quelle iniziative finalizzate a promuovere nelle scuole primarie lo sport rispetto a insegnanti specifici, rispetto all'implementazione di quello che sta avvenendo in queste ore a Roma con una manovra del governo che dovrà prevedere la possibilità di avere insegnanti specifici nelle scuole elementari per le attività motorie. Questo deve avvenire in tutte le classi e quindi il nostro monito e l'impegno assunto dal Consiglio per cercare di dare un sostegno con proprie risorse per integrare quanto avviene a livello nazionale, per fare in modo che in tutte le classi ci sia un insegnamento dell'attività motoria e ci siano anche adeguamenti infrastrutturali rispetto alle palestre di tutte le scuole primarie della Toscana. Il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, è intervenuto sulle recenti problematiche relative ai ritardi del trasporto ferroviario in Toscana. La Toscana, da un punto di vista del trasporto ferroviario, sta facendo segnare dati da terzo mondo. Sabato scorso c'erano treni regionali che viaggiavano con oltre 130 minuti di ritardo. I ritardi poi causati dagli snodi ferroviari toscani si sono ripercossi in tutta Italia, addirittura i collegamenti tra nord e sud dell'Italia trovavano intoppi quando si trovavano a attraversare la regione toscana. È un sistema da ripensare e guardate caso, però questo arriva una settimana dopo l'approvazione di una variazione di bilancio che andava a tagliare miliardi di euro destinati al trasporto ferroviario nella regione toscana. Quindi da una parte si tagliano i miliardi che la regione doveva investire per potenziare la rete ferroviaria regionale toscana, dall'altra poi ascoltiamo che di fronte alla catastrofe, di fronte a treni che viaggiano con 2 ore ed oltre di ritardo, di fronte a pendolari, a studenti costretti tutte le mattine a una vita da inferno, ascoltiamo i due luminari del trasporto pubblico regionale toscano, Dario Nardella e Eugenio Gianni, che dicono adesso serve il tunnel dell'alta velocità, come se il tunnel dell'alta velocità dipendesse da loro, non dipendesse da RFI, ma soprattutto come se il tunnel dell'alta velocità servisse a risolvere i problemi sulla rete regionale e ferroviaria. È stato presentato a Palazzo del Pegaso Quel genio del mio amico, un film corale, una commedia di fantasia che rende omaggio ad uno dei protagonisti toscani più conosciuti nel mondo, Leonardo da Vinci. Si tratta dell'ultima pellicola di Alessandro Sarti dedicata a Leonardo nei 500 anni dalla morte. Nasce l'idea nell'anniversario di Leonardo da Vinci, nei 500 anni della morte di Leonardo. Io fin da bambino ho sempre avuto una grandissima passione, una grandissima ammirazione per questo genio, per questo personaggio importante, affascinante e allo stesso tempo, diciamolo, un po' folle. E nella bellezza di questa follia, nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di ricordarlo attraverso le immagini, nelle celebrazioni leonardiane, mi è venuta la voglia appunto di realizzare un lungometraggio che parlasse di un particolare momento della sua vita, di una crisi, di un momento particolare di Firenze, sempre celebrandolo con molta fantasia, con molto spirito inventivo, quindi non è un film storico, non è un film che va dietro la vera storia di Leonardo da Vinci, anche perché milioni di euro sono stati spesi in questo, è una produzione indipendente, per questo sarebbe stato difficile rappresentare un film storico. È un film in costume, molto bello, in location particolare, abbiamo girato tutta la Toscana in lungo e in largo e abbiamo avuto davvero un cast di amici, ma direi di attori toscani,
e non soltanto che hanno dedicato davvero tanto tempo a questo lavoro. Poi la pandemia ha bloccato il tutto e oggi siamo nelle condizioni di poterlo vedere. Un film per Leonardo da Vinci, perché credo celebrare il genio di Vinci in una città così bella. Abbiamo avuto la possibilità di girare in quella casa, che si presume sia di Leonardo da Vinci, a Vinci, giorno, notte, poter essere, diciamo così, all'interno di quel silenzio notturno, mentre Sergio e Rosanna Susini raccontano delle scene straordinarie, ed è stato davvero molto interessante e molto bello. Sarti ha spiegato anche quale periodo della vita di Leonardo ha scelto per la propria pellicola. E Leonardo da Vinci in un'età, fra virgolette, adulta, mentre arriva dagli Sforza a Milano, e succedono una serie di peripezie quando Lorenzo il Magnifico gli dice che deve andare a Milano a portare un omaggio allo Sforza e soprattutto raccontare una certa storia. E il cammino di questo viaggio è molto articolato, perché il cocchiere, fra virgolette, interpreta le mappe non precisamente bene, e quindi poi alla fine tutto diventa in un gioco divertente. Non è un film comico, è un film divertente per tutti, e speriamo vi piaccia. Tra i protagonisti, di fronte alla macchina da presa, l'attore Sergio Forconi, nei panni proprio del genio di Vinci. È stata una grande emozione interpretare un personaggio come Leonardo da Vinci. Ma che si scherza, a questo gli ha fatto la storia nel mondo. Quindi anch'io, dimmi piccolo, ho fatto un po' di storia. Dici, ma che ti ha fatto? Ho fatto Leonardo da Vinci. E quindi una grande soddisfazione. Ora io spero, insomma, il lavoro sia venuto bene, mi hanno detto di sì, perché io non è che di solito non li vedo mai i film prima che escano, non, sì, vedo qualche pezzettino, ma proprio per una scelta mia, io ho fatto circa un centinaio di film, ma credo prima della proiezione mai una volta un film, uno e basta, poi il resto sempre sono andato a vederli alla prima, insomma, ecco, o all'anteprima, perché non voglio, non, deve essere una sorpresa anche per me, insomma, ecco, francamente. La produzione ha deciso di destinare l'incasso delle proiezioni a sostegno delle iniziative di Cure to Children, associazione impegnata nel mondo delle cure per i bambini malati di cancro. Il legame del film con Cure to Children è perché nella mia esperienza cinematografica ho sempre cercato di essere attento, come tanti fanno, alle associazioni importanti come Cure to Children. Quest'anno il legame è, diciamo, noi siamo testimoni, a Sergio e molti attori che sono nel film sono testimoni con l'associazione Cure to Children. Cure to Children sarà a fianco a noi, come noi cercheremo di essere a fianco di Cure to Children, perché ovviamente lavorare e poter portare un contributo a un'associazione, a una fondazione come quella di Cure to Children, è per noi semplicemente un oggetto di grande vantazione e di grande soddisfazione. 14 anni fa, in Viale Europa, mentre Leonardo Pieraccioni mangiava un panino, nasce Cure to Children. È stato un inizio difficile, perché non avevamo salvato neanche un bambino, infatti si coniò un logo insieme a Leonardo che lo scrisse di suo pugno: nulla è più importante di un bambino, nulla è più importante di curare un bambino. Dovevamo salvare la vita a un bambino, questo era il concetto. Ad oggi sono oltre 11.000 i bambini assunti in carico dalla Fondazione Cure to Children, che hanno avuto una corretta diagnosi e hanno avuto una terapia adeguata. Sono quasi 1.000 i bambini che sono guariti addirittura con terapie di terzo livello, ossia il trapianto di midollo osseo, in realtà dove praticamente non veniva mai effettuato. Io sono davvero orgoglioso di poter presentare qui questo bellissimo film. Chi l'ha visto mi ha detto che è davvero un modo per fare un regalo alla nostra Toscana, far conoscere i luoghi più belli della nostra regione. Un grazie lo faccio direttamente a Sergio Forconi e a lui a tutti gli attori, perché davvero nel racconto di Leonardo da Vinci ci sta il racconto della nostra Toscana, della nostra identità. Il genio di Leonardo insieme a quello di Dante rendono la Toscana quello che è: terra di storia, di arte, di bellezza, di cultura. E in questo film, nel racconto del viaggio che verso Milano da parte di Leonardo, ci sta anche un racconto un po' di quello che
siamo del genio toscano, della simpatia dei toscani, e quindi è un modo, è un segnale bello di ripartenza. È nato nel 2019, l'anno, il 500° anniversario di Leonardo da Vinci, e oggi lo finalmente riusciremo a offrire al pubblico della Toscana. È vero, non è semplice, c'è ancora tanta preoccupazione di riempire le nostre sale cinematografiche, i nostri teatri, però se c'è qualcosa che mi è mancato più di tutto nel terribile anno e mezzo di pandemia è proprio la possibilità di andare nei nostri cinema, nei nostri teatri, riempire il nostro cuore della bellezza dell'arte, della cultura. È mancato davvero tanto a tante cittadine e tanti cittadini, e sapere che finalmente si torna tutti insieme anche grazie ai vaccini è qualcosa di enormemente bello. Si intitola Scrittori in erba ed è il libro, edito dal Consiglio regionale, che raccoglie le opere di 6 bambine e bambini di quinta elementare coinvolti nel progetto. L'amore per la scrittura coltivato durante il periodo del lockdown per ridare slancio alla penna stanca di bambini costretti alle lezioni a distanza dalla pandemia da Covid-19. Il progetto nasce dall'amore per la scrittura e dall'aver constatato che nella scuola si fanno tantissime cose, per carità, sono bravissimi, ma non si mette l'amore per la scrittura. Bambini come questi 6, che raggiungono ottimi risultati in tutte le materie, manifestavano, anche per il lockdown, manifestavano una certa insofferenza per la scrittura. Tendevano a scrivere il meno possibile e più alla svelta possibile, senza il piacere della scrittura. Siccome io ritengo che comunque sia fondamentale il piacere della scrittura per accedere al piacere della lettura, che sono due interfacce. Alcuni genitori preoccupati si sono rivolti a me, che sono la nonna di Alessandro, la nonna di un bambino che nella sua carriera ha accumulato esperienze di scrittrice e di esperienze professionali nel settore della pubblica istruzione. Ho diretto un istituto di ricerca per il Ministero dell'Istruzione. Quindi questi amori, coniugati con l'amore per i bambini, hanno fatto in modo che una volta alla settimana loro si riunissero con me su una piattaforma. Abbiamo usato, come tutti, la piattaforma Meet, e quindi io non ero una persona in presenza, ma ero un'immagine nel loro computer. Abbiamo iniziato il gioco della scrittura. Io credo che l'approccio alla scrittura debba passare da una chiave ludica. I bambini si devono divertire per penetrare il segreto delle parole, per avere il gusto di cercare e di trovare le parole giuste per ogni espressione. È stato come stappare una bottiglia di champagne. Le loro idee sono venute e ho durato fatica a seguirli, anche perché erano carichi di emozione e di entusiasmo che mi hanno contagiato. In tutto questo c'è stato anche un grande interscambio, perché loro, che fanno parte della generazione tecnologica, mi hanno aiutato dove io, tutte le volte che dovevo fare un collegamento, mandare in onda video, eccetera, loro si sono sostituiti a me e mi hanno insegnato. Scrittori in erba è un bel progetto che il Consiglio regionale ha voluto sostenere e oggi presentiamo, perché ha tanti elementi di valore. Uno su tutti, il fatto di aver trasformato un tempo difficile per i ragazzi e le ragazze delle scuole, come quello della pandemia, costretti a star lontani, in un tempo fecondo di scoperta di novità, in cui loro hanno imparato qualcosa di nuovo e si sono appassionati ad un'attività difficile per tanti ragazzi e ragazze come la scrittura. In generale i nostri studenti, i giovani, sono molto abituati a usare la scrittura nei social, la scrittura per... e sperimentano anche la fatica della comunicazione. Ecco, e allora io trovo che questo progetto, che le ha messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, a dare un nome alle emozioni, ai pensieri, alle idee, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale, ed è un lavoro che apre la mente e ben dispone anche ad accogliere gli altri, e quindi alla lettura, a ricevere parole, senso e significati. E oltretutto loro hanno integrato le loro competenze e con l'unico strumento possibile per imparare davvero, che è la passione e il divertimento.
quello che a volte la scuola dimentica di fare quando non ci sono insegnanti illuminati e un lavoro attento su questo. È invece il veicolo più semplice per superare anche la fatica e per sollecitare l'impegno. Ecco. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.